Ancora allarme maltempo a Sassari, numerosi disagi registrati a causa dell'incessante pioggia che attanaglia tutta l'isola ormai da settimane. Chiusa per allagamenti questa mattina la strada statale 131 all'altezza delle gallerie Kiguzu. In via Pascoli un tombino allagato è saltato fuori e una macchina è rimasta incastrata all'interno con la ruota anteriore. Ancora a Caniga sono stati evacuati due edifici delle scuole dell'infanzia e di scuola primaria, con i genitori che sono dovuti ritornare a scuola a riprendere i loro figli. A Predaneda la polizia locale ha dovuto chiudere la strada 11 preallagamento a causa dell'ennesima inondazione del rio Kalamashu e far evacuare in collaborazione con i vigili del fuoco i locali dell'Eurospin, con i parcheggi completamente ridotti ad una grande piscina. Intanto per la giornata di oggi sono ancora previste piogge, con la situazione che ormai sta diventando critica. Dopo un anno di interruzione è stato finalmente ripristinato il collegamento ferroviario Sassari-Alghero. Sabato mattina il convoglio ha lasciato alle 10.30 la città in direzione appunto di Alghero per il viaggio, diciamo, inaugurale. Erano presenti le massime autorità cittadine, i sindaci Campus e Conoci, l'amministratore unico dell'Arst Chicco Porcu, presidente del Consiglio regionale Michele Pais, il direttore Arst Carlo Pelledrini e il direttore esercizio ferroviario Sassari-Macomer Giuseppe Roggero. Con un intervento di 1 milione di euro sono stati ripristinati circa 17 km di linea e provveduto ai cablaggi degli impianti di telecomunicazione. Detti interventi metteranno la tratta nelle condizioni migliori per il suo controllo, visto che il servizio ferroviario tra Sassari e Alghero è fondamentale soprattutto per gli studenti. Sarebbe auspicabile un miglioramento anche su Porto Torres per chiudere così il cerchio su questo triangolo del nord-ovest della Sardegna. Naturalmente bisognerà pensare quanto prima ad un collegamento anche con l'aeroporto di Fertilia. Dal 1 gennaio al 31 ottobre 2019 il Centro Antiviolenza Aurora ha 173 consulenze attive, di cui 117 nuove segnalazioni. Nello stesso periodo la Casa Protetta ha accolto 11 donne e 13 minori, mentre gli uomini presi in carico dallo sportello per gli autori di violenza sono 24. Nel 2018 le nuove richieste di aiuto da vittime di violenza o stalking erano state 157. Dall'avvio nel 2000 a oggi sono state prese in carico 1.979 segnalazioni. Sono soltanto alcuni dei dati presentati oggi da Giovanna Piana, assistente sociale del progetto Aurora, durante la conferenza stampa organizzata a Palazzo Ducale dal presidente del Consiglio Comunale Maurilio Murru, a cui hanno partecipato anche l'assessore alle pari opportunità Rosanna Arru e l'assessore ai servizi sociali Antonello Sasso. L'incontro con la stampa è stato voluto in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, per ricordare le attività e i servizi messi in campo quotidianamente dal Comune di Sassari a favore delle vittime e allo stesso tempo per presentare le iniziative organizzate dall'amministrazione sullo stesso tema. Il progetto Antiviolenza Aurora, nato nel 2000 dalla volontà dei comuni del distretto di Sassari, con Sassari capofila, di creare un centro antiviolenza e una casa di accoglienza per le donne vittime di violenza e i loro figli minori, rappresenta una delle prime iniziative pubbliche sul territorio nazionale per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne. Aurora svolge la sua azione di contrasto alla violenza di genere lungo tre direttrici: supporto alle vittime attraverso il centro antiviolenza e la casa di accoglienza, il lavoro sugli autori della violenza per contrastarne la recidiva, svolto dallo sportello di consulenza per autori di violenza e stalker aperto nel 2014. L'attività di formazione per gli operatori è quella di sensibilizzazione rivolta prevalentemente alle nuove generazioni, che ha come obiettivo l'educazione alla parità e al rispetto delle differenze. Arrivano spesso delle segnalazioni da parte degli abitanti del quartiere di Monserrato Rizzeddu. La più recente riguarda lo stato di abbandono e di degrado ambientale dei giardinetti di Via Mosca, proprio di rimpetto alla Banca Intesa San Paolo, in cui molte persone, soprattutto anziane in precarie condizioni di salute, potrebbero tranquillamente trascorrere qualche momento rilassante, almeno nelle ore più calde della giornata. Invece i giardinetti forniti di piante e di panchine, per i quali sicuramente l'amministrazione comunale ha investito somme di denaro per il bene di tutti i cittadini, attualmente non sono accessibili perché invase da rifiuti e spazzatura che sarebbero comunque stati bene negli appositi cassonetti, sempre diligentemente svuotati dal personale
personale preposto. I cittadini che hanno fatto l'apposita segnalazione chiedono interventi urgenti per potersi riappropriare di spazi verdi pubblici e salutari e sperano vivamente che l'amministrazione comunale possa garantire la riqualificazione ambientale anche nei giardinetti di Via Mosca, esortando coloro che buttano la spazzatura fuori dai cassonetti ad attenersi a quelle norme di civiltà che aiutano la cittadinanza a star meglio. Oggi ricorre la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, istituzionalizzata 20 anni fa dopo un atto estremamente cruento, come i tanti di cui si parla al telegiornale troppo spesso. Quante volte si vorrebbe chiudere gli occhi, rifiutare di sentire e sapere. Molti cercano questa strada, ma in realtà non è una strada, è solo un rifugio nell'ignoranza. Ma la realtà fuori continua a bussare, non si può scappare, non quando porta una sofferenza che si può combattere e magari sconfiggere. Pensandoci è assurdo, non solo che sia soltanto una giornata, perché in realtà possiamo capire e agire sempre, ma serve focalizzare, puntare il dito, soffermarci e riflettere per affrontare questa piaga nel migliore dei modi, tutti i giorni, e aprire gli occhi su quell'umanità che a volte non si vede, affronta in silenzio e mostra una vicinanza non solo con le parole, ma anche e soprattutto con fatti concreti per aiutare a rialzarsi. Non solo che a volte si riesca a trovare la forza di denunciare dopo aver subito troppo a lungo. È vero, denunciare può aiutare, ma di sicuro è necessario, soprattutto quando l'aguzzino è una persona un tempo amata, vincere delle resistenze. È importante farlo, però, cercare un aiuto, ascoltare, farsi ascoltare, per rimettere insieme i pezzi, andare avanti e vivere. È assurdo che tante persone credano di avere potere di vita e di morte su di un'altra e non perdano occasione per umiliarla e sottometterla. È assurdo che la violenza sia così diffusa e a volte difficile da contrastare. È assurdo che si giudichi e si condanni chi ha subito e lottato. Ma si può fare insieme, si può cercare di mostrare ai bambini e ai ragazzi nelle famiglie e nelle scuole in primis che nessuno è inferiore ad un altro e ci si rispetta a vicenda, si cerca di capire, si rifiuta la violenza in ogni sua forma e si capisce che vivere insieme non è costringere una persona a vivere come un'altra vuole, a comportarsi, a vestirsi, a pensare, a respirare, secondo quanto preteso da qualcun altro. Forse domani andrà meglio. Milano vince, ma non convince più di tanto, al cospetto di una Dinamo sicuramente bella e competitiva, che ha ceduto ai milanesi solo negli ultimi 2 minuti. Il punteggio finale è di certo inveritiero, perché 12 lunghezze di differenza, 90-78 il risultato finale, non rispecchiano i reali valori in campo. 2 bombe in 30 secondi di Nedovic hanno firmato una sconfitta più che onorevole, per la quale nulla si deve rimproverare ai ragazzi di Pozzecco. Resta solo un po' di rammarico, perché con un po' più di fortuna e magari qualche errore veniale in difesa in meno, si sarebbe potuto anche vincere. Ma come diceva qualcuno, i cavalli si vedono all'arrivo, quindi testa bassa, lavoro e buon umore, cercando di sfruttare la pausa Champions, che consentirà ai nostri giganti di tirare un po' il fiato, preparando al meglio la sfida col Brescia degli ex Sacchetti ed Esposito in programma domenica prossima al Palazzetto. Thank you.
la famiglia Bersano e Nuvoli, in collaborazione con ASD Sacro Cuore, organizzano Memorial Tore Bersano e Salvatore Nuvoli dal 9 al 14 dicembre. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi: elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito seraleitangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale IT Angioi Sassari. Puoi anche iscriverci alla mail itangioiss@gmail.com. Ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. TG Informazione ed Approfondimento. Orari di emessa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione dalle 23.30, in onda 24 ore su 24 sul canale 115 di Libera TV.